ovviamente è della Mississippi University, ma uno che si chiama Mimmo Parisi è per forza di origini italiane, è un italo-pugliese, sarà il capo dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Era stato chiamato per rivoluzionare il mercato dell'impiego in Italia. È l'inventore di un software che incrocia domanda e offerta di lavoro ed è il padre dei navigator italiani. Io spero che questo navigator aprirà la porta di speranza per molti italiani. Ma che fine ha fatto Mimmo Parisi? In questo tempo in cui è stato a capo dell'ANPAL, il presidente Parisi ha preso oltre 160.000 euro di rimborsi spese, voli in business class una o due volte al mese dall'Italia per gli Stati Uniti, 55.000 euro circa di rimborso spese sull'auto con autista. Tutto ciò non è mai stato, come dovrebbe essere, rendicontato in modo trasparente sul sito dell'ANPAL. Parisi è arrivato in Italia anche per portare questa innovazione, questa piattaforma che serve ad incrociare i dati delle aziende con i beneficiari del reddito per trovare finalmente lavoro. Che fine ha fatto? Non lo sappiamo, anche questa è dispersa. Sono state stanziate, quando ci fu il decreto del reddito di cittadinanza, 25 milioni di euro solo per la piattaforma. Di quella piattaforma a 2 anni non abbiamo nessuna notizia. C'è un conflitto di interesse che non ha sanato il professor Parisi. A quanto risulta dagli atti che noi abbiamo a disposizione, il professor Parisi ha attualmente un incarico da parte della sua università negli Stati Uniti, cosa che va in contrasto con l'articolo 5 dello statuto dell'ANPAL. Buongiorno, come va la schiena? What? Come va la schiena? Ho visto che ha dovuto ricorrere ai voli in business class per non soffrire mal di schiena durante i voli. Tra l'altro all'ANPAL stanno ancora aspettando 160.000 euro dei rimborsi spese, la rendicontazione. Ma quando sarà pronta la piattaforma per incrociare i dati di domanda e offerta di lavoro? Perché sono dei mesi che la stiamo aspettando. Oppure non sarà pronta più? Si è stoppata perché non è riuscito a venderla all'Italia? Non funziona. Ma visto che ha un incarico anche presso... No, la mascherina le serve. Visto che ha un incarico anche presso la Mississippi University, come mai non si dimette da presidente di ANPAL, visto che è una carica incompatibile? Presidente, ci sono 2.980 navigator, anzi meno perché non li avete nemmeno assunti tutti, che in questo momento non stanno nemmeno riuscendo ad entrare nel portale per mappare le aziende. Gentilmente fuori. È una domanda, non stiamo facendo una domanda. Non sono autorizzati all'ingresso. Certo, però non è autorizzato neanche 160.000 euro di spese di cui stiamo ancora aspettando tutti le rendicontazioni. Ci spiega quando sarà pronta la piattaforma, il software per incrociare i dati di domanda offerta, oppure sta aspettando di sapere quali sono tutti i dati dei disoccupati d'Italia? Niente, non lo potremo sapere.